In studio Valentina Frasca. Buon pomeriggio, benvenuti alla prima edizione di MTG. In apertura un'ampia pagina dedicata all'impegno del governo regionale per il rilancio della Sicilia. Ieri il governatore Renato Schifani è stato a Mister Bianco, ha incontrato la città e l'amministrazione comunale e il sindaco. Ha posto all'attenzione del presidente alcune questioni che riguardano soprattutto il rilancio dell'area commerciale e i lavori più urgenti da attuare. Schifani, accogliendo le richieste, ha sottolineato come la regione stia lavorando per risolvere i problemi. Vediamo il servizio di Sara Donzuso. Da tempo un presidente della regione non veniva in visita a Mister Bianco. Con queste parole il primo cittadino misterbianchese, Marco Corsaro, ha accolto ieri il governatore della Sicilia, Renato Schifani, in visita per discutere alcune questioni che riguardano il territorio, a partire dal rilancio della zona commerciale alla questione rifiuti, così come ha sottolineato il sindaco. Un supporto, un sostegno per il rilancio delle aree commerciali, della zona commerciale, per far ripartire il cantiere metro, per far finalmente sbloccare quell'impasse che da anni purtroppo blocca la costruzione del collettore B, che genera purtroppo con le bombe d'acqua quegli allagamenti che in parte non nella zona commerciale ma che comunque arrivano fino all'area periferica di Catania, parliamo di Montepo. Abbiamo bisogno dell'istituzione regionale, ribadisco, proprio sulla questione dei rifiuti non è più ammissibile tollerare che i bilanci di un comune possano essere sconquassati da un costo assurdo, esorbitante del conferimento dell'indifferenziata in discarica. Noi oggi paghiamo 400 euro a tonnellata di indifferenziata, è una beffa per un cittadino che differenzia e poi andarsi a trovare in fattura un costo maggiore di rifiuti quando invece il cittadino ha delle buone prassi e aumenta la percentuale differenziata. Temi che il presidente Schifani ha fatto proprio, evidenziando come si sta lavorando per risolvere le varie questioni siciliane, che sono tante, così come specificato anche durante il confronto con il presidente della Repubblica Mattarella. Sono stato al capo dello Stato per rendergli visita e riferire dei primi 100 giorni di governo. Ho trovato al capo dello Stato molta attenzione sui problemi della nostra terra, della sua terra. Affronterò questi temi con piglio sicuro, almeno per quello che mi si contraddistingue. Trovo già un'amministrazione giovane, valida, che abbiamo anche sostenuto come centrodestra. Incoraggeremo il sindaco, come noi siamo al servizio di tutti i sindaci naturalmente. E a Catania chi appoggerete? Fra due mesi si va a votare. Beh, bella domanda. Appoggeremo, innanzitutto lavorerò perché il centrodestra possa essere unito naturalmente, perché il centrodestra quando è unito, lo abbiamo visto alle regionali, abbiamo vinto, e anche a Catania il centrodestra unito ci consegnerà il governo alla città e ha bisogno di una guida sicura e certa. E il presidente Schifani questa mattina è atterrato all'aeroporto di Comiso e ha incontrato il sindaco Maria Rita Schembari proprio per parlare del futuro dello scalo. Sopralluogo all'aeroporto di Comiso questa mattina per il presidente della regione siciliana Renato Schifani, che è atterrato con l'elicottero proprio nella pista dell'aeroscalo comisano, a fare gli onori di casa il sindaco Maria Rita Schembari. Al termine dell'incontro Schifani ha assicurato che la realizzazione dell'area cargo all'aeroporto di Comiso è un progetto prioritario, una strategia che il governo regionale porterà avanti con decisione, facendo sistema con il comune e la SAC, la società di gestione dello scalo. Prendiamo atto dei progetti in corso, ha detto ancora Schifani, un punto di partenza per progettare e realizzare un'implementazione che ci consenta di puntare con decisione sul settore cargo a supporto della crescita dell'economia agroalimentare del territorio ibleo. Con il comune, la SAC e l'assessore alle infrastrutture e ai trasporti ci rivedremo presto a Palermo, ha aggiunto il presidente, per avviare le procedure che conducano alla progettazione esecutiva per lo sviluppo del settore cargo e per affrontare il tema della continuità territoriale, per la quale esistono già delle risorse accantonate. Sono venuto a Comiso, ha detto ancora il governatore, a confrontarmi direttamente con il territorio. Questo è un obiettivo che tutti insieme dobbiamo raggiungere. La regione siciliana farà la sua parte con enti locali e SAC. Serve fare gioco di squadra. Un incontro operativo e fattivo è stato definito così dal sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. Il comune di Comiso a maggio del 2023 è pronto ad iniziare i lavori per l'ufficio merce. L'ufficio merci che doterà l'aeroscalo attuale della possibilità di trasportare merci nella pancia degli aerei che trasportano passeggeri. Trasportare merci al di fuori della nostra isola, importare merci all'interno del nostro territorio.
E subito dopo il presidente Schifani si è spostato a Vittoria per prendere parte alla cerimonia del taglio del nastro del nuovo pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi, che è già operativo. Già operativo da oggi il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria, operativo dalle 14. È stato possibile realizzare, oltre a quello già esistente, altri 700 metri quadri di struttura con 1.800.000 euro della regione siciliana e 974.000 euro come fondi di competenza dell'azienda sanitaria provinciale. L'inaugurazione, il taglio del nastro, anche la presenza del presidente della regione siciliana, Renato Schifani. Ecco. Grazie Giulia. Il taglio del nastro porta con sé la memoria di Diego Lauria, l'infermiere di 30 anni del pronto soccorso del Guzzardi, scomparso in un incidente stradale lo scorso fine settimana. È sui giovani infermieri e medici impegnati nell'area di emergenza urgenza che intendono puntare il governo regionale e la direzione sanitaria al fine di implementare figure professionali. Nei nuovi locali trovano spazio la camera calda, 4 aree di emergenza, la sala codici bianchi, la sala d'attesa, l'area triage, l'area di osservazione breve, un ambiente per accertamenti diagnostici e un ingresso dedicato ai pazienti infetti. Una struttura che migliorerà anche la qualità del lavoro dei nostri medici di pronto soccorso. In una condizione di questo tipo il presidio ospedaliero di Vittoria recupera un'antica funzione per il territorio di riferimento. Vigileremo anche per evitare che il pronto soccorso sia oggetto di atti vandalici. Da questo punto di vista c'è una collaborazione proficua con la questura e cercheremo anche di lavorare per degli accessi sempre più appropriati. L'ospedale efficiente deve anche avere un numero congruo di medici pronti anche a soddisfare le esigenze di questo territorio. Abbiamo a fine gennaio adottato una delibera che avvia i concorsi a tempo indeterminato per 112 medici che andranno a rimpinguare il nostro organico. Evidentemente anche Vittoria, anche il pronto soccorso di Vittoria è una struttura organizzativa che parteciperà, beneficerà di questa attività. I numeri sono importanti, stiamo parlando di una trentina di medici che potranno rimpolpare, diciamo, l'organico dei nostri presidi di emergenza, dei nostri pronto soccorso. Il governatore Renato Schifani ha incontrato questa mattina anche il sindaco di Ispica Innocenzo Leontini. La regione siciliana ha assunto l'impegno di finanziare gli interventi strutturali in Contrada Margio e Pantani, che sono state devastate dal maltempo delle scorse settimane. Si interverrà sulle saie e sui canali di raccolta. Sarà interessato del caso anche l'assessore all'agricoltura San Martino. Si terrà un tavolo nei prossimi giorni per stabilire il piano di interventi strutturali. Lo abbiamo sentito nel corso del servizio sull'inaugurazione del nuovo pronto soccorso di Vittoria. È stato commemorato l'infermiere Diego Lauria, che è morto in un incidente stradale la scorsa settimana. La sua salma è ancora sotto sequestro nella camera mortuaria dell'ospedale Trigona di Noto. Si attende la decisione del PM del Tribunale di Siracusa, Marco Dragonetti, sull'esecuzione o meno dell'autopsia sul corpo del giovane di 30 anni di Acate, Diego Lauria, infermiere al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. Inizialmente era stato riferito che era stata già disposta l'autopsia, ma il magistrato sta valutando prima di decidere gli elementi che ha a disposizione, dopo che è stato incaricato un perito per verificare l'esatta dinamica dell'incidente. La salma rimane sotto sequestro nella camera mortuaria dell'ospedale Trigona di Noto. La giovane, che viaggiava insieme al trentenne, anche lei infermiera nel reparto di pediatria del nosocomio vittoriese, si trova ricoverata in rianimazione a Cannizzaro di Catania in condizioni gravi. Ha subito un intervento chirurgico. I due giovani erano a bordo di una moto sulla SS-115 sud-occidentale Sicula, la Noto Rosolini, e viaggiavano secondo una prima ricostruzione in direzione Noto, quando per cause ancora da accertare il mezzo si è scontrato con un'autovettura condotta da una 72enne proveniente dal senso opposto. Un tragico incidente che ha sconvolto la comunità acatese, che ha sospeso i festeggiamenti del carnevale.
E adesso ci spostiamo a Lampedusa, dove in migliaia sono sbarcati negli ultimi tre giorni. Ci sono anche due vittime. Il capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Viminale, Valerio Valenti, questa mattina è arrivato a Lampedusa per un sopralluogo, accolto da prefetto e questore. C'era anche un cadavere su uno dei barchini soccorsi nella notte al largo di Lampedusa. La Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto, agganciando un barchino con a bordo 45 migranti, fra cui 7 donne, hanno trovato anche un immigrato privo di vita. La polizia sta cercando di ricostruire cosa sia accaduto sul natante salpato dalla Tunisia. Oltre ai 45, sempre durante la notte, è stato soccorso un altro barchino alla deriva con 37 extracomunitari a bordo, tra cui 5 donne e un minore, originari di Burkina Faso, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali e Sierra Leone. Gli 82 migranti sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, mentre il cadavere è stato trasferito nella camera mortuaria del cimitero di Calapisana. Ieri a Lampedusa, con 17 imbarcazioni, erano giunte complessivamente 848 persone, il giorno prima 958. Tra i 2.000 e i 3.000 gli ospiti, il numero varia di ora in ora. Tanto che materassini di fortuna e coperte termiche sono stati sistemati anche nel piazzale antistante la struttura, al collasso nonostante i trasferimenti a raffica predisposti dalla prefettura di Agrigento. Oggi pomeriggio nel porto di Reggio Calabria, all'arrivo della nave Dattilo, con a bordo 589 migranti, partita ieri da Lampedusa. Nell'hotspot ieri si era registrato anche il decesso di una trentenne nordafricana. La donna era stata visitata dai medici del poliambulatorio perché stava male ed era stata dimessa qualche ora dopo il decesso. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo ed è stato disposto il trasferimento della salma a Porto Empedocle per l'ispezione cadaverica. Cerimonia di commemorazione ad Agrigento, dove sono state deposte 17 rose bianche in ricordo della giovane Alice Schembri, che nel maggio 2017 si tolse la vita lanciandosi nel vuoto dopo essere stata vittima di una violenza di gruppo filmata con i cellulari. Alice era sorridente, caparbia, solare, volitiva. Alice era la rappresentante di classe, si prendeva come suoi tutti i problemi della classe. È il ricordo commosso di una docente del liceo scientifico di Alice Schembri nel giorno della commemorazione alla Rupe Atenea di Agrigento, dove sono state depositate 17 rose bianche, tante quanto l'età della giovane, che nel maggio del 2017 si è lanciata nel vuoto dopo essere stata vittima di una violenza di gruppo filmata con i telefoni cellulari. La docente del liceo scientifico ricorda l'ultimo messaggio inviato alla ragazza prima di un compito. Mi scrive: prof, ma c'era, mi pare, il present perfect nel compito? E io le ho risposto in maniera sarcastica: dormi, fino a quando tu starai sui social non lo farei bene il compito. E da lì non è più arrivata, né a me né a nessun altro, né ai suoi compagni che sono ancora sbigottiti, ha mai fatto arrivare nessun disagio. È necessario attenzionare i giovani e le loro paure, dice il dirigente scolastico Patrizia Pilato. Un momento che ci porta a riflettere quanto sia importante oggi ancor di più mettersi all'ascolto dei giovani, giovani che purtroppo manifestano una fragilità che spesso li porta ad isolarsi e a non affidarsi e a non fidarsi degli adulti. La paura di essere giudicati, come in questo caso purtroppo la vergogna che ha portato una vittima a sentirsi colpevole. Ad organizzare la cerimonia l'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri di Agrigento. Il significato innanzitutto è rendere onore a una ragazza che non ha avuto un contesto sociale tale da accompagnarla alla crescita fino all'età adulta, ma è stata vittima di violenza psicologica, violenza fisica, violenza morale. Esorto tutti a usare meno i telefonini e i social e a sognare di più, ha detto il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè. Io sempre esorto i ragazzi a stare meno con i telefonini in mano, stare meno sui social e cercare di sognare di più. Ogni anno noi dobbiamo venire qua e ricordare al mondo intero la sofferenza di questa ragazza.
Un uomo di 80 anni, Mariano Bonanni, ha perso la vita all'interno della propria abitazione ad Alina, il Messinese, dove è divampato un incendio provocato dal focolare a legna che l'anziano utilizzava per scaldarsi. I vigili del fuoco, dopo aver domato il rogo, hanno trovato in un angolo il corpo dell'ottantenne riverso a terra, parzialmente carbonizzato. Indagano i carabinieri. È un sedicenne raggiunto da una coltellata durante i festeggiamenti del carnevale di Ravanusa e finito nella notte al pronto soccorso dell'ospedale di Canicattì. L'adolescente coinvolto in una lite non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri per capire cosa abbia innescato la lite e risalire all'aggressore. Minacce e violenze nei confronti della moglie. I carabinieri di Catania hanno arrestato un tunisino di 45 anni. Sentiamo. 9 anni di violenze e maltrattamenti da parte di un 45enne tunisino nei confronti della moglie, dalla quale si è separata nel 2013. Anche dopo la separazione, le vessazioni psicologiche sono continuate, insieme alle molestie, violenze fisiche, umiliazioni anche in pubblico, gravi e allarmanti minacce di morte. Dopo la denuncia della donna, i carabinieri della stazione di Librino hanno iniziato le indagini a carico del 45enne, nei confronti del quale la procura di Catania ha chiesto ed ottenuto gli arresti domiciliari e l'applicazione del braccialetto elettronico. La donna, una 36enne anch'ella di origine tunisina, già durante il matrimonio sarebbe stata destinataria di aggressioni verbali pronunciate anche in presenza di familiari, amici e colleghi, ma anche aggressioni con schiaffi, pugni, calci e lancio di suppellettili, a volte in presenza dei loro figli minori. L'uomo in diverse occasioni avrebbe messo alla porta la moglie, costretta quindi a rifugiarsi a casa dei suoi genitori, non avrebbe condiviso la separazione, avrebbe iniziato a telefonare all'ex insistentemente, anche di notte, facendosi trovare sotto la sua abitazione nel quartiere di Librino, dove spesso sarebbe riuscito ad introdursi con la forza per poi aggredirla fisicamente, insultarla e minacciarla di morte. Di recente, negli ultimi mesi, la situazione sarebbe degenerata perché il 45enne si sarebbe appostato quotidianamente in tutti i luoghi frequentati abitualmente dalla donna, a casa sua, di sua madre e dei suoi amici, e le avrebbe anche riferito di aver ingaggiato delle persone per seguirla, nonché di aver acquistato un'arma. Questo ha accresciuto i timori della donna per la propria incolumità, soprattutto quando in un episodio la donna sarebbe stata effettivamente minacciata dall'ex, che le avrebbe puntato una pistola minacciandola di usarla. L'ultimo episodio in ordine di tempo lo scorso 22 gennaio, quando la vittima, uscita con una comitiva di amici mentre si trovava in un bar del centro di Catania, sarebbe stata avvicinata dall'ex, il quale correndo avrebbe raggiunto la comitiva, insultato la donna, offendendola e chiedendo agli uomini presenti chi, tra loro, fosse il nuovo compagno della donna, spintonandoli ripetutamente e una tra loro anche contro il muro. Ha tentato di uccidere un coinquilino accoltellandolo. Un 39enne è stato arrestato dai carabinieri di Messina Sud per tentato omicidio. La lite è avvenuta sul pianerottolo di un condominio. I carabinieri, attraverso le testimonianze delle persone presenti, hanno ricostruito i fatti. Il coltello è stato recuperato e l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e condotto in caserma. La vittima, un 26enne noto alle forze dell'ordine, è stato condotto al policlinico di Messina ed è ricoverato con la prognosi riservata, con ferite all'addome da arma da taglio, ma non è in pericolo di vita. Cambiamo argomento. C'è preoccupazione tra le imprese in relazione alla revisione del sistema dei bonus. Sulla questione interviene l'assessore Marco Falcone, che afferma che adesso la decisione spetta al governo centrale. In Sicilia le imprese che operano nell'edilizia sono 14.000, ci lavorano 55.000 edili e il 40% di questi aveva trovato il posto grazie al superbonus. Adesso hanno paure e attendono risposte da Roma. Dobbiamo cercare soluzioni per evitare il tracollo di migliaia di aziende e difendere il bilancio pubblico, ha detto proprio ieri la Premier Giorgia Meloni. Proprio la Meloni ha ricordato come ogni italiano il superbonus è costato 2.000 euro e i crediti ammontano a una spesa di 105 miliardi di euro. Dunque va tutto rivisto e per questo verranno incontrate le associazioni di categoria. E anche la regione siciliana cerca di capire cosa succederà, così come spiega l'assessore regionale all'economia Marco Falcone, sottolineando che adesso sarà Roma a occuparsene nonostante la regione fosse pronta a intervenire. Il bonus 110, che potrebbe rappresentare certamente una valvola di sfogo per
incontrare decine e decine di migliaia di imprenditori, di piccoli anche imprenditori, ha superato una soglia di tolleranza in termini di copertura finanziaria da parte dello Stato, almeno è questa la ragione per cui lo Stato ha bloccato. Il governo Schifani sarebbe stato anche pronto, lo abbiamo anche detto, a fare la propria parte. Oggi però il problema si è spostato a Roma, quindi è Roma che deve definire o decidere, prendere delle determinazioni adeguate. Noi siamo qua a disposizione di tutti gli imprenditori, abbiamo incontrato l'ANCE, abbiamo spiegato le nostre ragioni e siamo pronti comunque a collaborare perché il sistema, il settore dell'edilizia possa comunque continuare ad avere una sua azione produttiva e virtuosa verso la Sicilia. Una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata nella notte al largo delle coste settentrionali della Sicilia. Secondo i dati dell'INGV, il sisma ha avuto ipocentro a 30 km di profondità e come epicentro il nord-ovest dell'isola di Alicudi. Non si segnalano danni a persone o cose. Pubblicità adesso, torniamo tra poco. Bentornati in studio. Il 20 febbraio di 3 anni fa l'Italia scopriva il paziente 1 con il Covid in Italia e pertanto ricorre oggi la giornata nazionale del personale sanitario. 3 anni fa, il 20 febbraio 2020, a Codogno veniva scoperto il paziente 1 affetto da Covid, Mattia Maestri, e l'Italia intera sprofondava nell'incubo della pandemia da coronavirus. Per celebrare l'impegno del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato e il sacrificio dei circa 500 professionisti deceduti, il regista Ferzan Özpetek e il paroliere Mogol hanno promosso l'istituzione della giornata nazionale in ricordo di chi ha pagato il prezzo più alto dell'emergenza Covid e per onorare il lavoro e lo spirito di sacrificio di medici e sanitari durante la pandemia. Insieme per garantire la salute di tutti è lo slogan scelto per la terza edizione della giornata che ricorre oggi. Questa mattina a Roma, nella Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, le celebrazioni. Un nemico terribile, sconosciuto, che ha causato purtroppo anche molte perdite tra le donne e gli uomini impegnati a combattere quella che è stata definita una vera e propria guerra. Donne e uomini che hanno saputo dimostrare tutta la loro professionalità, dedizione, fino allo sfinimento, fino al sacrificio della vita, garantendo la tenuta del nostro Servizio Sanitario Nazionale. A tutti loro e ai loro familiari ancora oggi va il nostro ringraziamento per quello che hanno fatto nelle fasi più acute e per ciò che continuano a fare ogni giorno per l'assistenza e la cura dei cittadini italiani che finalmente, anche grazie al contributo decisivo della scienza, si stanno ora liberando dall'incubo della pandemia e possono guardare con rinnovata fiducia al loro futuro. Oltre 12 milioni di euro di fondi del PNRR saranno investiti su Santa Croce Camerina. Entro il 2025 saranno realizzate 4 opere di edilizia scolastica in provincia di Ragusa grazie ai fondi del PNRR, opere che riguardano il comune di Santa Croce Camerina. Sono tutti i progetti che si rivolgono all'adeguamento sismico delle scuole dell'infanzia di via Fratelli Cervi, che ha ricevuto un finanziamento di 1.683.000 euro, per la scuola primaria di Vittorio 2.940.000 euro, per l'istituto comprensivo Psaumide di Camarina 2.754.000 euro e per la scuola primaria Falcone Borsellino 4.766.000 euro. Un'ottima notizia, dichiara il sindaco Peppe Di Martino, che aggiunge: è giusto sottolineare che la richiesta di finanziamento è stata avanzata dalla precedente amministrazione comunale. Sono 44 le opere di edilizia scolastica selezionate da realizzare in Sicilia, pari a oltre 91 milioni di euro. La regione siciliana ha presentato al Ministero dell'Istruzione l'elenco degli interventi coerenti con le finalità e gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in linea con quanto richiesto dal Piano di Messa in Sicurezza e Riqualificazione dell'Edilizia Scolastica. L'Assessorato regionale all'Istruzione ha fatto un monitoraggio fra i comuni per raccogliere i progetti già cantierabili
nell'ambito della programmazione triennale regionale che rientrano nelle tipologie ammesse dal Ministero, ovvero nuova costruzione o dismissione di edifici scolastici, opere di adeguamento o miglioramento sismico con vario indice di rischio, interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza. I progetti individuati dovranno garantire il rispetto del cronoprogramma, quindi i lavori dovranno essere aggiudicati entro il 15 settembre 2023, avviati entro il 30 novembre 2023 e dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2025. Infine, il collaudo finale dell'opera è previsto entro il 31 marzo del 2026. Grande festa ieri per il carnevale di Mister Bianco, madrina della serata Manuela Arcuri, tutto in diretta televisiva su Video Mediterraneo. Grandi numeri per la seconda domenica del carnevale di Mister Bianco, ieri pomeriggio una nuova sfilata e ancora una volta tantissima gente che ha riempito le strade per ammirare il carnevale con i costumi più belli di Sicilia, decine di migliaia le presenze. Sin dalle prime ore del pomeriggio i sei gruppi hanno animato le vie di Mister Bianco, i partecipanti di tutte le età dei sei gruppi sono stati ammirati e applauditi dai visitatori giunti da varie parti dell'isola ma anche da fuori. Ed anche in TV è stato un successo, le immagini di Video Mediterraneo hanno tenuto compagnia a chi non si è potuto recare personalmente a Mister Bianco, immagini apprezzate e commentate da migliaia di persone anche attraverso i messaggi inviati ai presentatori. Sul palco Agata Reale, che ha potuto, grazie ai tanti ospiti, far scoprire più da vicino i segreti di questo carnevale e del suo successo. In strada e tra la gente Marco Mazzagli e Sara D'Unzuso, che hanno avuto modo di scherzare con la gente ma anche di interfacciarsi con l'amministrazione comunale, che ha creato anche per il 2023 un cartellone ricco e apprezzato. Madrina della serata di ieri, Manuela Arcuri. Manuela, un bagno di folla meraviglioso. Ma che bello, è così coinvolgente, si sente un'energia e una felicità che proprio spizza da tutti i pori. È veramente bello, bellissimo, grazie per avermi dato questa possibilità. Tanta gente ti ferma, vuole fare una foto con te. Certo. C'è tanto affetto. Ma anch'io voglio farle con loro perché hanno degli abiti che sono sensazionali, perfetti, bellissimi, curati nei minimi dettagli, e questo è molto bello. L'appuntamento con il carnevale di Mister Bianco e con la diretta su Video Mediterraneo è per domani, martedì 21 febbraio, sempre a partire dalle 18.30 sul canale 17 e in live streaming su videomediterraneo.it. Una manifestazione che abbiamo tanto atteso e che si sta rivelando tutta nella sua bellezza, apprezzata dalle persone che hanno scelto di venire a Mister Bianco per godere del carnevale insieme a noi. Era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito. MTG torna alle 20.30. Buon proseguimento!